Un Vinitaly 2017 che si presta a molte letture. I numeri sono importanti. 128.000 visitatori hanno degustato i vini e i distillati di 4.270 aziende presenti a Verona. 3.200 top buyer stranieri sono la nota lieta di una dimensione internazionale del calice italiano. È un lavoro che abbiamo fatto insieme a Fiera Verona per specializzare sempre di più, in particolare nelle giornate infrasettimanali, e per aprire sempre di più Vinitaly alle esperienze in particolare dei buyers internazionali. Tra gli stand anche divise note e familiari, quelle con il Tast Ventricolore, l'unico con più di mezzo secolo di storia. Cala lentamente il sipario su un'altra grande edizione di Vinitaly, la 51esima, dove l'ICE si è caratterizzata ancora di più come un partner strategico, non soltanto per Verona Fiere, non soltanto per le istituzioni, ma per tutti i produttori che erano presenti. Da parte nostra il bilancio non può che essere positivo, perché nei 4 giorni abbiamo visto 12.000 colleghi che sono entrati e 500 altri colleghi erano impegnati nei vari servizi, nei padiglioni, negli stand. Quindi grande soddisfazione da parte di Associazione Italiana Sommelier. L'Associazione Italiana Sommelier è uno dei grandi collanti del Vinitaly, soggetto nodale presente su più scenari del Salone dei Vini e dei Distillati di Verona. Non è solo stata partecipe delle proprie degustazioni, ma ha anche collaborato in maniera fattiva alla esecuzione di tanti servizi nel mondo del vino in questa fiera, e quindi riuscendo a dare quel contributo essenziale che valorizza l'intero comparto e del servizio del vino e della professionalità fieristica. L'aria che soffia nel paese è quella di una voglia di serena normalità, senza negare a se stessi la persistenza della crisi economica, ma senza nemmeno che questa monopolizzi il sentimento collettivo. I sommelier italiani hanno voluto venire incontro con sobrietà a questi umori diffusi nel paese. Questo è un contenuto diverso, è un contenuto di qualità. Oggi abbiamo voluto raccontare l'Italia attraverso i piccoli passaggi, attraverso produzioni mai troppo grandi, mai troppo invasive, e l'abbiamo fatto dando un discorso qualitativo, un profilo più basso, meno eclatante, ma di grande contenuto. Questa è l'associazione che ci piace, questo è quello che l'associazione deve fare per interagire nella giusta maniera con i produttori. Il responsabile della didattica, Mauro Carosso, ha sottolineato il valore divulgativo e formativo del Vinitaly come momento di incontro tra soci e produttori. Un Vinitaly che marca sempre di più la sua anima commerciale, piazza non solo virtuale in cui possono incontrarsi buyer e aziende. Sono anche variati i costi di accesso al Vinitaly. Era un po' più facile accedervi a prezzi più modici, è stata una politica condivisibilissima questa, ma va in automatico che poi alcuni gruppi di popolazione che venivano al Vinitaly solo ed esclusivamente per fare una passeggiata, magari questi sono un po' diminuiti. La squadra dei sommelier ha giocato la sua partita con una prestazione di alto livello, come conferma chi di queste cose se ne intende, facendo di mestiere l'allenatore di calcio. Una squadra fantastica di grandissimi esperti che hanno la capacità di proporre sempre delle straordinarie produzioni italiane, e credo che questo sia l'aspetto più importante. La ricetta in campo è sempre la stessa. Sì, bisogna pedalare chiaramente, perché credo che se vuoi far strada nella vita bisogna prendere, non stare fermi e cercare di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi. Del resto il team dei Tast Vent Argati Ice ha in panchina un commissario tecnico che ha sulle spalle svariate edizioni del Vinitaly. Sicuramente Vinitaly è l'occasione per mettere in pratica quello che durante il resto dell'anno cerchiamo di infondere nei ragazzi, quindi professionalità, capacità di comunicare, disponibilità, umiltà, sorriso. Quest'anno ancora una volta più di 170 sommelier ICE impegnati nelle varie stazioni proposte qui a Vinitaly, dalle sale di degustazione alle varie aziende. Grazie per il modello Veneto, ma io e Cristiano cerchiamo di portare questo modello in giro per tutto il territorio con i seminari sulle tecniche di servizio. Il Vinitaly 2017 chiude i battenti, appuntamento al prossimo anno. Sono loro una delle certezze della prossima edizione. Queste donne e questi uomini che lavorano a testa bassa per una settimana dopo essersi preparati per mesi ad affrontare i ritmi della cittadella del vino. In grembiule e
maniche di camicia, con il tastavan lucido appeso al collo, pronti a raccontare vini, a portare calici, a preparare sale di degustazione, ad aggiornare le loro competenze e conoscenze. Una grande squadra, una grande famiglia, pronta alla prossima partita. Entità navigate nel mondo.